precedente, così liberiamo anche un po' di sedie davanti, possiamo favorirvi naturalmente all'avanzamento. Giovanni Pietrucella, presidente dell'Antitrust, l'autorità garante del mercato. Salvatore Rossi, presidente dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ma anche direttore generale della Banca d'Italia. E poi chiamo Marcello Cardani, presidente della Giovanni. Abbiamo un po' di cambio così. E allora. Sì, discuto con gli altri così almeno vi faccio intervenire per la volta, deve andare anche lei. Adesso il prossimo giro. Grazie. Deve andare via alle 10.45, allora vediamo dove sono. Possiamo far intervenire Mazzi intanto? Se avete pazienza, prego Presidente. Anche Rossi? Arrivo adesso lì. Però io subito la prima domanda devo fare a Potenzella, perché qua è quello un po' più manipolato da parte di tutti. Ma secondo lei, Presidente Pietruzzella, l'Antitrust, l'autorità garante del mercato, è il luogo ideale per essere questa casa comune? Ma la casa comune certamente diciamo subito alcune cose. Primo punto, vorrei dire, l'antitrust non si sovrappone all'attività dei regolatori, ci sono compiti diversi, una è la regolazione stante, l'altro è il compito appunto di intervenire o a tutela della concorrenza, reprimendo i regimi concorrenziali, ovvero appunto intervenendo per applicare il codice del consumo in attuazione del diritto europeo. Nelle pieghe della regolazione ci possono essere infatti degli illeciti appunto contro il consumo. E l'autorità antitrust si presta a essere quella che viene detto una casa comune, penso che viene ad applicare il codice del consumo, però nel rispetto massimo della regolazione effettuata da diversi regolatori. E poiché però questo è un'architettura astratta, pure nel concreto ci possono essere dei problemi di overlapping, di sovrapposizione, è fondamentale l'attività di cooperazione di cui abbiamo detto. Per quanto mi riguarda è stato proprio uno dei primi impegni che come presidente di questa autorità ho speso, e lo ricordava appunto il presidente per l'autorità energia, è stata la prima autorità con cui abbiamo sviluppato dei protocolli di intesa, ma la collaborazione credo che debba essere estesa a tutte le altre autorità, l'abbiamo con l'autorità che si occupa delle assicurazioni, con la Banca d'Italia, con i contratti pubblici, un po' con tutte e con la GCOM, perché solamente attraverso una cooperazione appunto continuativa possiamo raggiungere l'obiettivo comune che vogliamo tutelare. Io credo che in Italia bisogna passare dall'era del conflitto tra istituzioni, dove ognuna cerca appunto di costruire il suo giardino o di accrescere le sue competenze per ragioni di potere, a un'era della cooperazione per raggiungere degli obiettivi comuni, soprattutto gli obiettivi comuni. Perché dalla crisi si esce anche attraverso una regolazione che funziona nei mercati e attraverso la appunto intransigenza nell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori e a tutela della concorrenza. Voglio dare un messaggio chiarissimo: in tempi di crisi non c'è alcuna timidezza o alcuna autorizzazione dell'enforcement sia nel campo della concorrenza che nel campo della tutela del consumatore. Questo è quello che sta avvenendo in Europa. Noi operiamo con un'agenzia europea, noi applichiamo diritto europeo, abbiamo un network dove ci riuniamo periodicamente con tutti gli altri presidenti e autorità di tutela della concorrenza del consumatore, il modello europeo infatti la fa convergere due cose in un'unica autorità, e sotto appunto ci riuniamo con la presenza del commissario europeo della concorrenza Gioacchino Almunia, e l'indirizzo costante di tutti è non abbassare la guardia, perché appunto limitare la tutela della concorrenza, la tutela del consumatore in periodo di crisi non serve a far uscire le crisi, ma serve ad aggravare la situazione. I casi del 1929, in cui furono allentate le regole sulla tutela del consumatore e della concorrenza, attestano proprio che favorirono l'accrescimento, l'aggravamento della crisi piuttosto che farla uscire. Quindi cooperazione massima e intransigenza e rigore massimo nell'applicazione delle norme a tutela della concorrenza. Qualche istante un altro giro, però appunto abbiamo l'impegno.
impegno a lasciare andare via presto il presidente dell'autorità di trasporti Andrea Camazzi, che peraltro ringraziamo doppiamente perché, se non ho capito male, questa è la sua prima uscita ufficiale, siamo arrivati il presidente del Trasporti. Facciamo salire allora anche gli altri nostri ospiti, quindi grazie. Santoro, per quello che riguarda i contratti pubblici, abbiamo anche la Consob, eccoci qua, l'avete lasciato sola qua. Allora, prendiamo la palla al balzo, presidente Di Bruzzella, se vuole sul tema assicurativo poi vediamo anche tanti altri argomenti, perché appunto è sicuramente la sola autorità più trasversale di tutte quante. Allora, l'assicurazione è quella che è più concorrenza, appunto, ma questo è un problema che ci raccontiamo da 10 anni. Però ci sono più fatti. Primo, l'autorità garante della concorrenza del mercato qualche mese fa ha emanato, ha completato la sua indagine conoscitiva sul mercato assicurativo con particolare riferimento alla responsabilità dei cittadini per i danni di anticipazione. Ed è lì che emergono in modo appunto asseverato scientificamente e tutta una serie di anomalie che riguardano le pensioni in Italia. Soprattutto è comparante perché è fondamentale la comparazione che non si fa. Da lì è nata, appunto sulla base di questo propellente, quell'iniziativa di cui parlava Rossi, il presidente Rossi, e cioè dal seguito di quell'indagine conoscitiva che abbiamo mandato al governo e al Parlamento, abbiamo avviato quel tavolo tecnico, quindi nell'atto di, diciamo, io ho posto questo problema un anno e mezzo fa, abbiamo fatto l'indagine, c'è stato il tavolo, ora abbiamo grosso modo un testo di proposta, occorre che tutte le associazioni di tutela dei consumatori, la cultura, le università lo facciano loro parte nel dibattito pubblico promuovendo l'approvazione legislativa di queste regole. E mi pare però che quello che è emerso in questo incontro e in sintonia col rapporto che presentiamo è che negli ultimi tempi, come lei vede, non ci osserva le testimonianze di cooperazione fattiva tra autorità. Qui a mio fianco c'è Sergio Santoro, il formidabile presidente dell'autorità dei contratti, e con lui abbiamo, la lanciamo in questa sede, un'iniziativa contro le assicurazioni che abbiamo detto. E noi stiamo facendo una cosa importante con la collaborazione, che spero come sempre vigorosa, della Guardia di Finanza. Vedete, il settore dei contratti nei confronti delle pubbliche amministrazioni è un settore centrale, i contratti di fornitura di beni, servizi, quello di cui si occupa è opere pubbliche, che ha delle conseguenze importanti, il Santoro ce lo dirà, in termini di finanza pubblica, i costi che sopporta appunto poi l'erario, è chiaro, quindi ricadute dirette poi sul consumatore, su tutti noi. Ebbene, questo settore, al di là delle pratiche loro, però ci sono delle problematiche di concorrenza, accordi tra imprese, abuso di un'impresa che sfrutta la sua posizione dominante per escludere la concorrenza di altre, e tutto ciò non ha delle conseguenze, si considera, è un settore generalmente tralasciato. Perché? Perché non si può operare da soli. Io non lo posso fare se non ho una collaborazione sua, che ha una banca dati importantissima, curata in modo molto importante, è un patrimonio del paese, e però mettendo insieme queste cose è possibile, io per questo abbiamo proprio una cosa recentissima, questo protocollo di cooperazione, e che dovrebbe consentire poi di vedere se nel mercato ci sono forme appunto di distorsione della concorrenza. E abbiamo elaborato un vademecum da inviare alle stazioni appaltanti, e con il quale appunto sono indicati degli indici di irregolarità per cui dovrebbero appunto investirci, e coopereremo insieme nella repressione di questi eventuali illeciti. Io vengo da una conferenza internazionale del confronto tra l'Unione Europea, guidata da Gerard Bugna, quindi il commissario della concorrenza, il vari per alcuni presidenti e autorità appunto europee, e dall'altro lato il BRICS, e quella parte appunto del mondo che si sta affermando sulla scena, e lì i contratti pubblici, public procurements, sono un fattore fondamentale. Questa esperienza è stata vista come un'esperienza pilota da trasferire appunto anche a questi paesi che vedono con appunto difficoltà le forme proprio di contratti pubblici, in cui ci sono spesso accordi, collusioni
così via. Quindi anche questo è un settore di cooperazione che va a beneficio del consumatore, per cui io credo che il Consumer Forum di oggi, il rapporto curato come sempre in modo magistrale insieme con l'Università Roma 3, è un momento fondamentale, perché al di là di quello che ci mette in lancio un messaggio fondamentale, l'enforcement è cruciale, la tutela del consumatore è fondamentale in tempi di crisi e contemporaneamente la cooperazione è decisiva. E aggiungo una cosa, che questa cooperazione si può fare se c'è la cooperazione di un altro soggetto che è cruciale, le associazioni dei consumatori, perché qui abbiamo parlato delle autorità, abbiamo parlato di altri attori, di altri stakeholders, ma guardate, quelli che sono veramente, oltre al nostro campo di amministrazioni che ci vogliono dare informazioni, quelli che veicolano nei nostri confronti informazioni, denunce, ragionate, articolate, filtrate, sono le associazioni dei consumatori, senza le quali tutto questo sistema non può reggersi. Aggiungo una cosa, è finita? No, poi c'è una domanda per lei. Ai, allora soltanto questo. Vedete, però quella che voglio lanciare sono le innovazioni, la cooperazione, l'altra deve riguardare l'università. Io ho cercato appunto in questo periodo di avviare numerosi rapporti di cooperazione, cioè la cultura scientifica deve avere un ruolo di guida e trainante nelle trasformazioni. Le autorità non possono essere considerate delle istituzioni appunto amministrative come le altre. Occorre una riflessione, perché? Perché siamo sul terreno di confine tra appunto il pubblico e la grande travolgente innovazione dell'economia prodotta da cambiamenti tecnologici fondamentali. Quindi ho bisogno, questi settori, tutti noi, abbiamo bisogno di una elaborazione culturale nel confronto dialettico che possa fornire appunto stimolo per l'innovazione e per i nostri comportamenti. Vengo alle stesse domande. No, io sono molto contenta che lei plauda al rapporto appunto che viene presentato oggi, però per quello che riguarda l'autorità garante della concorrenza, il rapporto dice, ci si chiede se l'eccesso di ruoli e di attribuzioni dell'autorità garante non finisca per distogliere l'autorità dalla sua mission principale, cioè la promozione. Questo è, allora, il rapporto pone tanti problemi corretti, anche questo, e cioè certamente l'autorità garante della concorrenza è stata vista come un'autorità trasversale, giustamente, per cui il legislatore, per cui è stata caricata anche di compiti che non riguardano immediatamente la tutela della concorrenza e del consumatore, le due cose, come vedete, io ritengo in una indiadi, le due cose vanno di pari passo in Europa, cioè dobbiamo ragionare, noi siamo, operiamo strettamente con l'attuazione del diritto europeo e quello appunto una indiadi europea, e però appunto sono stati attribuiti altri compiti. E noi ci siamo organizzati, anche questi compiti li possiamo reggere. Alcuni sono complementari, pensate al rating di legalità, quello è un messaggio importante che viene dato al paese, l'idea è che il mercato e legalità non sono due cose confliggenti, ma che il mercato si basa su un ordine giuridico e sul rispetto delle regole. Guardate, il rispetto delle regole è fondamentale, in vari documenti sulla competitività nel paese ci dicono che laddove le regole sono violate c'è meno competitività. E la cosa che diceva poc'anzi sulle assicurazioni, lo diceva Rossi, io mi rilascio a lui, le truffe, vedete, noi paghiamo molto, tutti noi, non lei che sarà, tutti noi che siamo consumatori, andiamo e dobbiamo pagare, paghiamo molto perché le truffe sono elevate, quindi il consumatore onesto paga le conseguenze dei comportamenti del consumatore disonesto. E allora lì il rispetto alle regole è cruciale, per questo voler premiare con rating le imprese che rispettano le regole è decisivo. Detto questo, noi abbiamo avuto dei problemi che riguardano semmai altre cose, un po' là, ma come vedete però abbiamo continuato a sanzionare, cioè abbiamo fatto sanzioni forti, funzionano per tutelare il consumatore. Proprio non rappresentano un deterrente per le aziende. No, non è vero questo, perché le sanzioni, quando ci sono, e noi abbiamo in questo anno, in questi due anni, rafforzato le risorse, soprattutto la tutela del consumatore, costituiscono un forte deterrente per le imprese. Le imprese lottano, io ho molti nemici, moltissimi, ho paura quando qualche volta, perché è il luogo dove si fanno più nemici appunto al mondo, perché è trasversale, mentre loro possono avere qualche nemico settoriale, io dove di volta ho un nemico. E però appunto questo è cruciale, bisogna dare l'idea che le risorse, le sanzioni ci sono. Secondo me abbiamo fatto anche tanti, abbiamo sanzionato un grande incumbent del settore delle telecomunicazioni con più di 100 milioni di euro. Le sanzioni servono, le sanzioni continueranno ad essere applicate e ci stiamo espandendo verso altri settori, per esempio tutto quello dei lavori pubblici. L'ultima domanda che la faccio sul tema, se devo dire la verità, mi è stato sollecitato, mi è stato detto, visto che vai da Petruzzella, non è proprio cattivella, in realtà è una domanda che le ho fatto anche la
qualcuno teme che ci sia una marcia indietro in questo ambito. Sul tema delle liberalizzazioni ci sembra che non tiri proprio in aria favorevole. Il mondo della grande distribuzione è molto preoccupato, lo sono anche i piccoli commercianti che chiudono a decine giorno dopo giorno, però la grande distribuzione dice in realtà si sta facendo un passo indietro sulla questione delle aperture domenicali, sull'apertura appunto ci sono molti vincoli regionali che non si abbattono. La preoccupazione è condivisa anche dall'autorità. Noi abbiamo fatto, lo dice il nostro rapporto, in senso attività di advocacy, abbiamo ottenuto nella scorsa legislatura anche dei risultati, nel senso molte delle nostre proposte sono andate per esempio a far parte del decreto crescitario, di altre norme in materia di disciplinazione amministrativa eccetera, però c'è una reazione, è la reazione delle lobby. Questo è un sistema politico istituzionale che dà spazio ai poteri di veto delle tanti lobby che esistono nel paese. Lobby che cercano appunto di fare la sorpresa, perché le liberalizzazioni, guardate, hanno nel medio termine dei vantaggi economici e sociali, ma nell'immediato sacrificano alcuni interessi e il sacrificio appunto comporta delle reazioni. Occorre che però sia mantenuta alta la guardia, l'antitrust lo fa, ma ripeto, le autorità non vivono in uno splendido isolamento, le autorità vivono in interazione con il sistema istituzionale e in generale con la sfera pubblica, e quindi quegli attori che sono anch'essi attori indipendenti che ho citato poc'anzi devono fare la loro parte, perché le liberalizzazioni a medio termine giovano anche al consumatore, non solo, come si dice, soltanto in termini di prezzi più bassi, ma le liberalizzazioni, quindi la concorrenza, facilitano lo sforzo innovativo, perché la competizione deve essere soprattutto sul piano dinamico, quindi legata all'innovazione dei prodotti nel contendere appunto il mercato. Chiudo, è così. No, ma qualche messaggio magari a questo governo, appunto, noi continueremo con la nostra attività di lobby. Per esempio, quando siamo intervenuti sul settore delle assicurazioni, per dire, ribadiamo delle cose, è quella un'attività di lobby. Abbiamo detto al governo, bada che la situazione non funziona, e non lo diciamo così per slogan, se mi passa la parola giornalistica a Sicilia Verdi, ma appunto lo dico nel senso sulla base di dati, di rilevamenti, di cose precise, e lì un effetto c'è stato nel tavolo. Noi continueremo a farlo anche su altri settori. È chiaro che però appunto occorre un movimento di opinione pubblica, nessuno deve giocare come solista. Io detto sempre, non c'è Giovanni Pitruzzi alla presidenza dell'autorità garante, c'è l'autorità e tutti gli stakeholders appunto che insieme operano, c'è la cultura, c'è il mondo dell'informazione, noi possiamo lanciare dei temi, e nel fare questo, e chiudo, io non potrei far nulla come il resto dei colleghi senza i valorosissimi funzionari che operano le autorità. Vedete, le autorità sono un patrimonio del paese, non dei presidenti, che sono delle tecnostrutture che hanno appunto un valore culturale e professionale importante che può giocare al paese e vanno appunto valorizzate. Non lo potremmo fare senza la Guardia di Finanza, e come ha detto Rossi, le autorità sono dei collegi. Io ho valorizzato l'aspetto collegiale, noi operiamo appunto come collegio, non c'è un presidente del CGI, c'è la proposta degli uffici, un dibattito interno, un approfondimento e il collegio appunto che decide. Quindi approfitto per salutare una ex componente, fino all'altro giorno componente del collegio, la professoressa Carla Rabitti, da quei giorni appunto non dà più il fattivo apporto al collegio, ed è veramente una campionessa della tutela del consumatore, per questo che sia stato, lo possono dire tutte le associazioni. Perfetto, la ringrazio molto, so che anche lei deve andare, ma noi adesso possiamo ancora divertirci. Ti vuole sentire? Almeno il presidente Cantani. Ah, e allora andiamo subito a sentire, perché allora abbiamo dell'autorità garante delle comunicazioni, perché questa